Benvenuti Lupetti in questo nuovo episodio di Kirby Star Allies. Nello scorso episodio abbiamo finito Sei tutti noi Star Allies e oggi faremo la nuova modalità sbloccata nella scelta decisiva. Un giocatore, andiamo sempre con l'abilità Plasma, che è la mia preferita. Poi andiamo con Kawasaki, che fa sempre utile. Poi ci prendiamo un sensi cattivo e ci prendiamo, vediamo un po'. L'abilità bastone con Jamalba. Andiamo con il livello 7, crisi infernale, dove dovremmo affrontare ben 11 boss. No, 13 boss, scusate. E andiamo. Il primo è Iggy Woods. Nel frattempo vi invito a mettere un mi piace, barra non mi piace e iscrivervi al canale. E se non volete neanche perdervi neanche un episodio di questa serie, potete anche mettere la campanella delle notifiche per non perdervi nessun episodio. Ricordo che questa serie esce ogni giorno regolarmente alle ore 14, 15 e 30 e anche 17, quindi 3 episodi al giorno. Siamo già a una buona parte della serie, ci manca veramente poco per finirla. Ok, dovremmo aver fatto anche subito un sacco di danni che non avrei dovuto subirli. Ok, col prossimo è fatta. Ok, il primo tassellino, quindi siamo contro due Dadopagos e un Bonkers. Ok, non più neanche della vita, non dovrebbe essere complesso da sconfiggere il gruppo. Il primo credo che sia Bonkers e poi il doppio Dadopagos. Ah, non hai cucinato alla fine? Ah sì, hai fatto, bene. Vai. Vai. Un attimo una cosa. Alza il bastone. Perfetto. Così li possiamo colpire entrambi, che è una cosa buona. Ok, dovremmo aver fatto, vero? E fine. Allora, il fatto è allora, c'è King DD, quindi non me la rischio, ne prendo uno. Anche se, secondo me, è troppo presto, ho perso un sacco di vita stupidamente con Iggy Woods, che è un boss non che poi alla fine non è un boss forte. Ma non voglio rischiare, almeno con King DD, almeno nella seconda fase. Perché nella prima è fattibile, non prendere danno, però magari ci può capitare nella seconda fase. Appunto, schivata. Ok. Cosa potrei raccontarvi un tipo facendo questa battaglia boss? Non saprei onestamente. Posso dirvi che ho acquistato, beh, per ordinato al momento, le due Collector Edition di Luigi's Mansion 2 e di Paper Mario il Portale Millenario.
che non credo di portare il video qua su YouTube dell'unboxing, ma credo che lo farò su TikTok. Poi magari si metta, beh, potrei anche farlo con entrambe le piattaforme, però non so. Noi siamo quanto Baxi e dovrebbero essere Nvidia. Cavolo. Ok, cerchiamo di non subire danno. Anche Kawasaki, ah, vero, mancava anche lui. Ok, colpiamolo il più possibile. Cavolo. Non riesco ad animarlo. Chi ha sconfitto? Che è lui. Cerchiamo di... Kawasaki, dai. Non ci credo. Sto perdendo tutta quanta la squadra. No, nel senso, non credo che se vengono eliminati... Poi dopo, non so se l'ho già detto, prima ho detto una cosa falsa nella prima volta. Poi non si possono recuperare. Credo che spawnino lo stesso con un briciolo di vita. Ma tu volendo non puoi fare qualcosa tipo un piatto, una cosa del genere? No. Allora io più o meno come vita non dovrei essere, nel senso... Ne abbiamo ancora 9. Due a testa alla fine. Ogni due boss ne potrei prendere uno. Che non è tanto per me, ma ho paura più per i miei alleati. E Dallopagos mi serve. Ecco perché anche poi nell'ultimo episodio dove faremo l'anime in fiamme Hits, dopo l'ultima arena decisiva, userò due Dallopagos perché mi serviranno moltissimo. Ok. Prima fase completata. Cerchiamo di colpirne sempre due. Cavolo. Ok, l'importante è averne due sotto tiro. Ok, fatto. Ricordo solo che dopo questo episodio, poi ci sarà, beh, il prossimo, quindi l'episodio numero 26, 28 potrebbe essere, non so, il numero dei episodi mi è un pochettino sfuggito. Poi cominceremo con i primi DLC, sono in totale 3 DLC. Quindi sì, faremo un po' di cosesta. Seconda fase, perfetto. Prima con un pochettino anche Argent, quello abbiamo colpito di meno. Vediamo un po', allora carichiamoci. Ok, Orio è andato. Tu non devi giù, non rischio. Di nuovo. Allora
Allora, siamo contro Craco, l'unico messo, diciamo, un pochino male, in senso cattivo. Però, diciamo, non è un boss, secondo me, difficile. Anzi, è molto facile da schivare. Poi, secondo me, abbiamo anche tre personaggi con l'abilità elettro. Dovrebbe essere nella seconda fase, non pa una passeggiata. Ok, subito seconda fase, vai. Doppio Craco. Cavolo. Ok, fatto. Siamo contro la Franziska. Di vita più o meno siamo messi bene. Beh, più o meno io sono messo quasi molto bene. Proviamo. Devo dire che mi hai potuto prendere però in team un tipo fuoco e un tipo. No, un tipo ghia. Un tipo acqua. E cos'è? Un tipo fuoco. Boh, anche un tipo fuoco, sì. Bravo, se fai la fiamma, siamo nella seconda fase. Appunto. Beh, non effettuano anche la fiamma, però siamo messi bene, ok, vai. Ok, stordita. È sconfitta. Adesso siamo contro Non mi viene in mente il nome. Non è Zan Partisan e Framberga, ok. Sì, nel senso un tipo acqua sarebbe servito. Sì. Non ce l'ho, pazienza. Non credo di metterci tanto a sconfiggere an lei anche con la vita elettro. Visto che abbiamo fatto la stessa cosa con la prima volta. Non è quello che volevo fare. Ok, siamo quasi nella seconda fase. Anzi, siamo nella seconda fase. Ok, Zan Partisan. Non prendo nessuna vita. Dai, abbiamo quasi finito. Siamo al quarto boss. Abbiamo qua lei. Poi avremo Lord Ines. Poi abbiamo Morphonai. Qui poi abbiamo anche il boss finale. Ok. Buono a sapersi. Lord Terminus. Ok, sono venuto in mente il nome. Ok, cerchiamo di andare direttamente alla fase 2. Perfetto. Ok, facciamo molta attenzione. Se avessi avuto l'abilità lei acqua, avrei potuto anche stordirla. Non importa perché abbiamo finito. Vedete che quello che mi preoccupa di più al momento come battaglia boss è Morpho Knight. Perché anche se abbiamo già sconfitto, mi dà un sacco d'ansia di doverlo affrontare di nuovo. Più un conto è affrontarlo nella modalità storia, nelle storie extra. Un conto è affrontarlo qua che se muoio. Devo rifarmi dopo 13 boss di seguito.
Ve lo dico già, è già la seconda volta che provo questa modalità, perché ho avuto provare l'abilità sensitivo, ma non mi sono trovato bene. Quindi ritorno con Elettro, che mi trovo benissimo. No, cavolo. Ok, col prossimo colpo abbiamo finito la prima fase. Ok, cerchiamo. Ok, molto bene, ho preso un caffè. No, devo ancora prendere il caffè. Vediamo quello che riesco a fare. Allora, colpisci. Cavolo. Un attimo, dai, Ines. Cavolo. Abbiamo fatto, dai, prossimo ancora un colpo, abbiamo finito. Oh, ok, perfetto. Allora, ci mancano tre, solo più due boss. Quindi ci rimangono quanti ancora di questi? 4. Quindi ne prendiamo uno. Che più o meno ci mettiamo a posto. Bene, possiamo vedere anche due, dai. E gli ultimi due lasciamo per il boss finale. Che poi credo che sia lui che dobbiamo affrontare, vero? Sì, altri boss non ce ne sono, quindi sì, è lui. È un vero peccato però che non si possa avere una piccola battaglia boss, non nell'arena, quindi non nella scelta tesissima, però nella modalità storia extra, diciamo. Perché ce lo fanno vedere Gratta Knight, però viene assorbito da Morpho Knight e fine. Ok, vediamo un po' allora spade. Attenzione, perché li fa diventare cattivi i nostri alleati questa mossa qua. Ok, dai, pensavo onestamente molto più complessa come battaglia boss. Invece non ce l'abbiamo fatta molto facilmente. Adesso è sempre bello vedere in un nuovo gioco Kirby, quindi mai quando uscirà la nuova Nintendo Switch, una nuova versione di Meta Knight. Che abbiamo Meta Knight, Meta Knight Nero, Meta Knight Nero. Poi abbiamo Morpho Knight, abbiamo Galatta Knight e mi piacerebbe molto vedere un nuovo boss.
Distruzione totale, Void termina. La battaglia boss non mi sembri... non mi sembra cambi. Dai, fai spuntare l'occhio. Ok, carichiamo. Ok, se dovrebbe essere l'altro braccio, sì, poi la schiena, poi la testa. Mi scuso, c'ho un po' di tosse. Avviciniamoci. Che è l'unico modo per arrivare alla schiena. Perfetto. Testa. C'ho molta attenzione alle sue nuove mosse di tipo elettro. Ok, abbiamo quasi finito. Ok, dai. Prima fase fuori fatta. Facciamo la prima fase internamente. Che poi alla fine, diciamo, come si chiamano? Anima in fiamme Hits dovrebbe essere. Quello che dà più problemi è. Nel senso, riesco ad arrivare fino qua. Però quando sono all'interno, ho un sacco di problemi con la modalità. Facciamo molta attenzione. Ok, col prossimo attacco abbiamo finito. E poi alla fine lì, nel senso, mi sembra che servi per forza per il 100% l'anime in fiamme Hits, credo. Però alla fine la ricompensa secondo me non è un granché. Nel senso, è bello. Però per la fatica potrà darci qualcosa di più, secondo me. Non vi dico ancora che cos'è, anche se è un gioco del 2018, quindi sicuramente tutti sanno che cos'è. Però, no. Ok. Ala sinistra, giusto? Sì. Facciamo attenzione alle frecce. Ok, schiviamo tutto. Per chi se lo stesse chiedendo, questa mossa qua rotante lo si fa con L o R? Dovrei riuscire a sconfiggerlo, ok. Schiena adesso, che è la parte forse che mi preoccupa di più in assoluto, perché devo... devo saltare il momento giusto per rallentare il tempo. Ok. Perfetto, ma che so più la testa. Vai. Cavolo, questa è una cosa che mi preoccupa di più in assoluto.
Daiki dovremmo aver fatto. Ok, perfetto. Finiamo solo di sconfiggere l'entità interna. Che poi alla fine, nel senso, questo, da quello che ho capito io, è un involucro. Il vero boss è quello all'interno. Però al suo tempo potrebbe anche, tipo, anche essere il cuore. Che faccia, che fa rianimare tutto alla fine. Anche se in sé è vivo il cuore. E ha una forma, e sembra un Kirby. Perché è così. Sembra un Kirby. Facciamo molta attenzione perché ci può corrodere l'oro, appunto. Ok, facciamo molta attenzione. Allora, colpito. Cavolo. Ok, dovremmo aver fatto. Questo riferimento è una cosa stupenda. Cavolo, pensavo... Fine. Non credo ci abbiamo messo tanto. Dai, 15 minuti, va bene, la registrazione è quasi di mezz'ora. Oh, bene, abbiamo quasi finito Incubo nella Terra dei Sogni, che è un quadro stupendo. Come avete potuto vedere, nella terza posizione c'è un mio vecchia agitazione che ho fatto con l'abilità sensitivo, ma non ce l'ho fatta. Mi trovo meglio con l'abilità plasma o elettro, come piace chiamarla io. Ora è disponibile il livello di difficoltà Anima in Fiamme. Solo i veri eroi accetteranno questa sfida. Eh sì, quello che andremo a fare nel prossimo episodio, quindi io vi aspetto nel prossimo episodio. Ciao lupetti!